Quale ruolo per i manager nel mondo del lavoro che cambia? Intanto sono non soltanto dei protagonisti del cambiamento, sono anche degli interpreti della nuova realtà, hanno il compito aziendale che devono ovviamente portare fino in fondo, ma io penso che abbiano anche un compito sociale, che è quello di essere dei mediatori dell'innovazione in una società che ha umori che non sempre sono molto ma molto percettibili, e quindi sono da questo punto di vista dei manager a tutto campo che hanno un compito che va molto al di là del perimetro degli interessi aziendali. Manager Italia sta parlando ultimamente di rappresentanza 4.0. In che modo dovrebbero evolvere, secondo lei, i nuovi modelli di rappresentanza? Ma, forse l'ottica che il mondo del lavoro sia fatto da tanti contratti individuali che vengono lasciati alla singola contrattazione è forse, anzi sicuramente, è un'esagerazione. Naturalmente prima c'erano contratti molto più rigidi di carattere nazionale che certamente non tenevano conto delle specificità dei singoli, insomma. Io credo che un ruolo come quello di Manager Italia sia quello di innanzitutto rendere dotti i propri iscritti dei loro diritti, di metterli in condizione di salvaguardarli questi diritti, ma di fare anche dei propri iscritti degli imprenditori di se stessi, in grado naturalmente di fare degli ottimi deal, cioè degli ottimi contratti. Parliamo anche di evoluzione in termini di comunicazione e informazione. Cambiano i mezzi, cambiano gli strumenti, le modalità, ma in che modo dovrebbe evolversi l'informazione e chi la fa? Beh, l'informazione nell'era digitale la fanno anche gli stessi utenti, non la fanno soltanto i professionisti dell'informazione, anzi mi sembra che a volte siano un po' sacrificati, ma qui naturalmente ho qualche conflitto di interesse. Beh, il flusso delle informazioni è fatto anche dal termometro dei social network, cioè da quello che si sente. Allora, piccolo consiglio: non tutto quello che si sente corrisponde al sentimento medio della popolazione di riferimento, quindi non farsi troppo condizionare dalle avanguardie che sono a volte estremiste. Anche i manager devono essere presenti sui social network, senza esagerare, perché la distinzione tra quello che è un'opinione personale e quella che è l'opinione che può essere riferita all'azienda è una distinzione molto difficile, e non basta mettere nelle note che i tweet sono soltanto delle opinioni personali.